grande fatto. Però il fatto che sia seicentesco, così come la Madonna, il fatto che la Madonna è tanto. Guardate questa Madonna, una Madonna finalmente giovane, non è una Madonna piangendo, che piange, che è bambino in braccio, no? È una Madonna giovanissima, sorridente. In qualsiasi parte quella guardata, vi sembra che Dio serve. Non porta in mano il bambino, un braccio bambino, ma il libro di Isaia, la Bibbia, il libro di Isaia aperto nel capitolo 60, dove si parla della venuta del Messia. L'andate con il trovo che abbiamo detto, la Madonna sono 600. La stragrande maggioranza delle coppie di nostri vengono a sposarsi qui. C'è una grande devozione da parte degli inglesi, ma anche degli altri paesi circonvicini, qui alla Madonna di Castro. Durante la festa della Madonna di Castro, che è generalmente fatta la domenica dopo Pasqua, dico generalmente nella stragrande maggioranza delle volte, la domenica dopo Pasqua, arrivano migliaia di fedeli da tutte le parti della Sardegna. È una Madonna molto venerata dagli inglesi, sentita. Una Madonna che si ha notizia anche di qualche guarigione. Adesso andremo insieme a vedere la casa del vescovo, con la stanza dei religiosi, il palazzo dei religiosi, dove si conservano tutte le fotografie delle persone che hanno chiesto una qualche grazia, dove sono conservate nelle teche dei ex voto. Tenete presente che gli oggetti preziosi regalati alla Madonna non li hanno lasciati più qua perché sono stati derubati un paio di volte. Hanno anche sfasciato la bara dove mettevano questi oggettini d'oro regalati alla Madonna, e tutti questi oggetti d'oro vengono conservati nella casa parrocchiale ad Uschede. Andiamo a vedere adesso il palazzetto.